in un campo di grano. Ogni spiga sembra sollevata dalle dita di uno scultore invisibile che lavora una materia fatta di cielo, oro e luce. Sono bravi i poeti, ma nel 1951 io ero solo un ragazzino e questi campi li chiamavo semplicemente casa. Il grano era lo scenario di mille avventure e il mulino di mio padre, un gigante da sconfiggere. Eccoci, quattro ciclisti all'arrembaggio. Questo sono io, un piccolo Don Chisciotte. Quest'altro esagitato è Cannelonga, il mio più grande amico e più grande rivale. Più indietro c'è Masino, l'intellettuale del gruppo. E ultimo, come sempre, Giuseppe, detto Pinuccio, sulla bicicletta di sua cugina, il nostro Sancho Panza. Masino era l'unico ad aver letto il romanzo di Cervantes. Per noi altri l'avventura somigliava più a una gara. Primo! Sono arrivato prima io! Tu hai badato, sono arrivato prima io! Ma io! Ehi, là c'è Masino, chiedilo a lui! Questo comportamento è poco cavalleresco! Abbiamo giurato sulle nostre spade. Don Chisciotte combatteva contro il gigante. Dobbiamo attenerci al testo. Attieniti a questo! Ehi, ma che fai? Eh sì, dopo la corsa avevamo ancora voglia di fare a botte. Ma erano gli anni 50. I giochi si inventavano così, sul momento. E poi, per divertirci, ci bastava Giuseppe. Aiuto, i freni! Pinuccio, fermati! Capacchioni, vi siete persi un pezzo, vi siete persi. Mio padre, tutta la vita con le mani nel grano. Mi scusi, Don Ceccio, stavamo giocando. I compiti li avete fatti, sì o no? L'estate non può durare per sempre. Hai capito, Vincenzina, papà? Con mio padre non riuscivo a parlare. Preferite venire a lavorare qui al mulino 12-13 ore al giorno? Che ve ne pare? Meglio compiti, eh? Forse perché volevo essere come lui. Solo che lui era lui e io ero un bambino. Non sapevo niente. Sentite, il grano quando è buono si sente. Tieni, assaggiate. Fate come faccio io. Prendete un chicco e mettetelo tra i denti e con la lingua toccate. Sentite l'umidità. Com'è? È buono. Sembra mangiare, stai tu. Pasquale, dobbiamo aspettare gli altri. Ma fame. Lo diciamo alla mamma. Mamma! 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 C'è ieri stamattina, ma avete lavato la capa. Otto figli. Ma qua devo fare tutto io. La fatica si chiama cacozza. E a voi una vangozza, una vangozza e una vangozza. E tu così vieni a mangiare? Tutto lurido. Fatta lavare. Fosci. Troppi figli. Ma che dici? Se ho pregato per ognuno di voi. Hai pregato troppo. L'automobile di mio padre. Per noi bambini era un sogno. Una ampia terza serie! Quattro porte! Verde argentato! Questa sì che è una macchina! Tra qualche anno ci pigliamo la patente. Andiamo a Bari a rimorchiarci tantissime ragazze. Dove sono le chiavi? Ah, Vince, tu la sai guidare? L'ho guidata tante volte. Non era vero. In assenza di mio padre non potevo nemmeno guardarla. Ma ormai avevo detto così. Disgraziate farabutti! Scendete dalla macchina! Subito! Faccio pezzi pezzi! Schiaccio l'acceleratore! Dai, 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 Vince! Veloce! Andiamo! Thank you.
America che ore sono? È notte, quando danno c'è sole, lì è buio. Io voglio andare a New York, ho dei parenti che stanno là. Ma se i tuoi parenti stanno a Foggia? Comunque, io devo andare in America, così mi sposo Mary Monroe. Sì, perché le aspettate? Io mi accontento di Torino, voglio fare il professore oppure l'ingegnere. E tu, Vince, cosa vuoi fare da grande? Io voglio vivere a Corato. Perché girare il mondo? Già era difficile imparare l'italiano, figuriamoci l'inglese. Lavorerò al mulino di mio padre e sposerò una donna bellissima con i capelli rossi. Mi ricordo. Quello nell'illustrione si chiama Cacciaguida. Per un po' divenne il mio soprannome. Secondo me non gli assomigliavo per niente. È uguale. Ma dov'è il cane Laura? Quando il grano è nei campi, è di tutti quanti. Eh sì, cos'altro si può fare pensando a tutte le cose la cui ragione non si comprende, se non perdere lo sguardo sui campi di grano? La loro storia è la nostra, perché noi che viviamo di pane non siamo forse grano in larga parte. Questo lo diceva Van Gogh, che matto, secondo me, non lo era per niente. E quando il sole va a dormire, viene il silenzio odoroso della campagna. L'estate regala cose senza chiederci nulla in cambio. Vincenzo! Entra, muoviti che devi fare i compiti! Vincenzo, hai fatto le somme, papà? Bravo! Eppure le moltiplicazioni. Fammi vedere. Ma lo sai che sei proprio bravo con la matematica? Secondo me, da grande, potresti diventare uno scienziato. No, eh? Vuoi fare il mugnaio come a papà tuo? Bravo. Vincenzo, questo mulino un giorno sarà tutto tuo. E tu, se vorrai, un indomani, lo potrai dare ai tuoi figli, quando ne avrai. Perché è ancora presto parlare di queste cose? Vincenzo, ma perché non mi parli? Io ti faccio un sacco di domande e tu non mi rispondi mai. Perché? Dimmi qualche cosa. Papà, perché non costruisci una strada? Dal mulino fino alla strada principale. Una strada? Vabbè, vabbè, ora vai, vai, ne parliamo dopo. Forza, vai, vai a pulire l'automobile, vai. Vai, muoviti, che devi fare un sacco di roba. Vai, forza, vai! Costruire una strada, pensandoci bene, è logico.
Voglio dire, al netto della fatica, molte più consegne in meno tempo. Chi non rischia non ottiene niente. Cardenia, oggi sono proprio felice. Finalmente ho parlato con mio figlio da uomo a uomo. Sì, visto. Gli serve solo un po' di tempo. Vincenzo, ti vuole un bene dell'anima. A proposito, da domani qui ci sarà un grande trambusto. Abbiamo da costruire una strada nuova. Chi semina buon grano, prima o poi avrà buon pane. Mio padre lo sapeva. Così come io sapevo che un giorno quella macchina sarebbe stata mia. Ed eccomi qui, appena uscito dal mulino. Poco più di 20 anni, ma con lo spirito che era lo stesso di quando ero bambino. Perché io l'ho sempre saputo quello che avrei fatto da grande. Avevo le mie idee. Ampliare l'attività di mio padre, modernizzarla. E in quanto all'amore, che ci crediate o no, avevo trovato la donna coi capelli rossi. Wanda. Come l'estate e le cicale, così come il mare e i marinai, mi hai. Lo so cosa state pensando. È troppo bella per me. Che vi devo dire? Sono stato fortunato. Ti accorgi che sono morto, mi hai. Wanda era un sogno fatto da un sognatore esperto, esigente, che ci ha creduto al punto che il sogno è diventato reale. E mentre noi progettavamo il nostro futuro insieme, che ci sembrava lontano, non ci accorgevamo che in realtà cominciava proprio adesso. E dammi un bacio. Dai, Vincenzo, sei tutto sporco. Ma sono passato al mulino. Tu lavori troppo. Se vogliamo dei figli, devo lavorare anche di più. Stavo pensando di fare società con quel mio amico. Dice che dobbiamo comprare dei macchinari nuovi per diversificare i prodotti. Io voglio costruire altri mulini. Addirittura. Così un domani, quando ne avremo, potrò lasciare i nostri figli. Allora ne devi costruire tanti, perché io voglio 4 figli. Aspetta. Chiudi gli occhi. È un biglietto della lotteria. Firmalo. Va bene, ma perché? Lo firmo pure io. Così se vinciamo il primo premio dividiamo. Non so che ti sembra una cosa sciocca, ma ci tengo. Quanto sei bello. Terra produce il grano, ma l'uomo produce il sogno del grano ed è il sogno che consente il realizzarsi delle cose. Non abbiamo vinto alla lotteria, Wanda e io, se ve lo state chiedendo, ma il nostro premio è stato ancora più grande. Una famiglia. I nostri figli, eccoli, con le loro mogli, i loro mariti e questi splendidi nipoti che ogni giorno diventano più grandi come tanti semi cullati dal vento e coccolati dal sole. E questo mi fa sentire ricco più di 100 lotterie. Arrivederci, amore mio. Prenditi cura di loro. Thank you.
come l'estate e le cicale, così come il mare e i marinai miai. Le cose dette a mezza voce, a comandare il sottofondo, tu così miai. Ti accorgi che sono morto, miai. Ti accordi li suonano gli alberi. Restiamo liberi di andare, ma poi so d'altro po' perché tu mi hai. Come la guerra in coprifuoco, così come il grano nei granai. Volata clamorosa.